mi sono messo un po' a riflettere e dico realmente tutto quello che quella gente, cioè quello scherno in giro, come erano state trattate, cioè veramente, è che io non avevo pensato, perché magari preso da altri gravi problemi che nella mia vita ho attraversato, non mi ero mai soffermato per questa gravosa vicenda. Quindi direi che questo benedetto 27 gennaio del 45 lo scriverei come il giorno forse più nero, più triste della storia mondiale. Quindi vorrei fare un appello all'amministrazione, a tutto il consiglio, all'assessore alla cultura, perché se oggi non c'era sul consiglio comunale magari non avremmo nemmeno discusso. Ci vorrei che, assessore, che questo giorno, dato che è un giorno, non vorrei, cioè, se siamo tutti d'accordo, è un'idea, che propongo all'assessore che questo giorno che ormai viene commemorato dall'intero mondo fosse preso di più in considerazione dal nostro paese, cioè fosse più preso in considerazione dalla nostra amministrazione, dal nostro assessore, cioè in che maniera? Cioè prendendo spunto ogni anno questo giorno, facendoci riforme, facendo incontri, facendo la qualsiasi, perché questo giorno realmente, come io oggi, magari pensando, perché uno mi ha fatto pensare che oggi era il giorno di questa maledetta strage, venga ricordato non solo dal Consiglio Comunale, al di là delle belle parole che ognuno di noi può dire stasera, ma può essere ricordato dall'intero Paese. Quindi, ripeto, organizzando convegni, organizzando cineforum, dico un incontro con tutti i consiglieri, con i cittadini che vengono coinvolti anche loro, non solo a parte i problemi magari che stanno attraversando, cioè sia un momento di incontro tra, approfittando di questa giornata, che sia parlare di questa giornata come una giornata triste, ma in quello stesso tempo parlare anche, perché no, di problemi magari che in questo momento ci coinvolgono a noi come comunità. Quindi questo è l'appello che volevo fare all'amministrazione, ma soprattutto all'assessore Collura, che l'assessore, e so che penso che forse come idea, forse mi troverà d'accordo. Grazie. Grazie al consigliere Butai, a quello che è successo a te, penso è successo un po' a tutti noi, cioè conoscere i fatti, sapere quello che storicamente è successo, però non essersi fermati a riflettere. Questo è quello che invece sta accadendo, che magari questa occasione ci induce, ci sta inducendo a riflettere, la riflessione che è presupposto per non dimenticare. E penso che vada accolta anche la proposta l'anno prossimo, questa giornata, di organizzarla come una giornata che riesca, quando noi abbiamo le strutture qua, la biblioteca, le scuole, riesca l'anno prossimo ad essere una giornata, ma non è detto che si può anche organizzare strada facendo, c'è il 25 aprile, che tutto sommato poi è pure collegato, cioè cercare dei momenti perché nelle scuole, con la nostra città e con i nostri cittadini, si riesca a riflettere in maniera, penso dice il consigliere Butai, in maniera comunitaria rispetto a questi fatti storici. Consigliere Arnani, prego. Grazie signor Presidente della parola, signor Sindaco, colleghi tutti, assessore. Penso che non si può essere non d'accordo con quanto detto dal Presidente e dai colleghi illustri a riguardo della giornata a cui ci fa riferimento alla memoria. E sono d'accordissimo su quanto detto ultimamente dal collega consigliere Butaglia. Affrontare un problema di così ampia importanza e di inaudita gravità dei fatti
successe nel secolo passato, penso che sia doveroso da parte di chi rappresenta un'istituzione, lo stiamo facendo. Devo dare atto anche al Presidente che di fatto a primo punto ha voluto approfondire un argomento di tale importanza che ci tocca a tutti nei nostri cuori. E vedo negli occhi di ciascuno di noi che c'è quella lacrima interna che però ispira una fiducia nel futuro, di trasmettere specialmente ai nostri figli, a tutti, qualcosa di positivo. Io posso dire che nell'ambito scolastico l'ho vissuto e me ne sono fatto carico nel passato di affrontare la tematica della Shoah. E ho fatto diverse, da studenti e anche in altre occasioni, diverse conferenze in merito. Oggi mio figlio ad Agrigento hanno fatto pure una conferenza, altri hanno fatto vedere al cinema alcune rappresentazioni, diciamo, giornalistiche, perché è difficile raccontare quello che è successo. Si può solo rappresentare attraverso filmati, perché le parole alle volte non arrivano a raccontare i fatti davvero accaduti. E mi riferisco a mio figlio, quello più piccolo, che ieri nel fare la ricerca sulla giornata, sulla Shoah, alcuni aspetti li riconduceva al famoso film di Benigni, La vita è bella. Sì, papà, ma nel film non la vedevo così rappresentata la, diciamo, la tragedia effettivamente che è successa, perché è stata fatta, diciamo, da un artista comico che ha voluto, con la sua comicità, rappresentare il dramma vero, ma in effetti far capire quello che è successo a un bambino di 10 anni diventa difficile dimostrare quello che è successo. Quindi il nostro ricordo va ovviamente per tutte quelle persone che hanno sofferto, e diciamo che molti di noi vivono questo dramma in questa giornata anche nel ricordo di azioni di persone che magari vogliono dimenticare il passato per non farci ricordare le tragedie del secolo passato. E quindi è importante ricordare questo giorno, non solo per il futuro, ma ricordare il passato ci insegna a vivere meglio nel futuro. Grazie ancora. Sì, grazie al consigliere Arnone. L'assessore Fontura, prego. Sicuramente poteva essere celebrato in maniera diversa, però è anche vero che quello che conta, secondo me, è anche non dimenticare. Oggi è proprio il giorno per non dimenticare, ritengo che come consiglio comunale sia stato fatto. Il non ce l'hai, no? C'è un messo. Grazie. Non c'è il messo. C'era, ma una sopraggiunta urgenza familiare è dovuta andare. Dico, proprio oggi è la giornata per non dimenticare, e dico che come consiglio comunale il fatto stesso che oggi ne stiamo parlando, ne stiamo trattando, non è di per sé sufficiente, però di per sé è significativo per dare un messaggio a tutta la nostra comunità di solidarietà a quel popolo di ebrei che sostanzialmente, in virtù di un concetto criminoso che veniva portato avanti da Hitler, con l'idea che aveva della razza ariana, che definiva, diciamo, quella razza come la razza tedesca, come la razza superiore a tutti, e che pensava che il popolo ebreo potesse essere un popolo che potesse danneggiare la superiorità degli ariani, di questa razza ariana. E quindi ecco che si è dato vita a, diciamo, un genocidio enorme. Si parla di oltre 6 milioni di ebrei che furono massacrati, uccisi, trucidati, buttati nei forni crematori. Cioè, una cosa veramente abominevole, una cosa che è raccapricciante, una cosa che solo a parlarne, io dico che noi siamo ben poca cosa per poter rappresentare tutto questo, perché nemmeno taluni film possono essere di per sé significativi, se non semmai la diretta testimonianza di qualcuno che nel momento in cui la porta alla esterna non fa altro che sicuramente renderci così, rendere, diciamo, a nudo quello che può essere la pazzia, la follia dell'uomo. Io mi sono trovato per caso a sentire
uno di questi deportati che per fortuna riuscì, ecco, appunto perché riuscì poi a sopravvivere, scrisse quello libro, Campo di concentramento di Auschwitz. Sostanzialmente lui raccontava lì cose veramente orrende che abbiamo potuto vedere nei film, però è anche vero che raccontava tutta un'altra cosa. Cioè pensare che all'interno, perché erano così scientifici anche i tedeschi, da poter creare anche nei campi di concentramento anche momenti di divertimento, momenti tipo le arene dell'antica Roma. E quindi organizzavano anche dei giochi. Per esempio tra quelli che, tra i tanti che erano lì, ad esempio ammassati, probabilmente trovavano i pugili, e quindi c'era il momento per fare anche il ring, e quindi un momento diciamo di una gara di pugili, però dici al primo pugno cadeva a terra l'altro, perché il più, magari il più grasso pesava 30 kg, 31 kg, quindi immaginate di che cosa parliamo. Oppure uno dei giochi più assurdi, orrendi, poteva essere quello di nel momento in cui trovavano il padre e il figlio, il figlio che doveva dare botte, doveva pestare il padre, e qualora diciamo il figlio si rifiutava di pestare il padre, i tedeschi lo incitavano, non solo lo incitavano a pestare il padre, ma si sostituiva dal figlio e indicavano il figlio come pestare il padre. E si arrivava al punto, e la testimonianza era terribile di questo, si diceva, e a un certo punto quel padre disse al figlio, chiamandolo per nome, pestami perché altrimenti qui ci ammazzano. Cioè questa è una cosa raccapricciante, cioè proprio una cosa che va oltre i limiti della normalità. E una riflessione che ho fatto è che si tratta di gente, stiamo parlando del 45 alla data odierna, io sono convinto che molti di questi nazisti ancora oggi sono vivi. Allora, cosa significa? Che noi non dobbiamo paradossare tutto questo, perché dopo la premessa che ho fatto, questo che sto dicendo adesso sembra da parte nostra a sua volta un inno alla reazione quasi, la cosa è paradossale pensare a tutto quello che è avvenuto, è paradossale pensare che questa gente era messa lì dentro questi posti con una semplice divisa di tela, una divisa di tela con 2 gradi, meno 2 gradi, meno 10 gradi, meno 20 gradi, e che stavano lì, poveri disgraziati, a morire solo esclusivamente di fame, perché dovevano dormire entrambi. Ecco, questo che faceva anche questo tipo di raccontare questo che ha, tutto quello che lui ha vissuto, ha avuto la forza di raccontare tutto questo. Diceva addirittura che dormivano nello stesso letto, un lettino, e non si poteva dormire, dice, a pancia in su, non esisteva, avevano uno spazio a dormire insieme solo di traverso, e quando uno si stancava da un lato e doveva dormire dall'altra parte, doveva dire all'amico accanto girati perché mi sono stancato. E quindi era una cosa proprio abominevole, cioè pensarci solo questo fa... Però questo deve essere una riflessione, cioè oggi parlare del giorno della memoria senza che ciascuno di noi possa fare una riflessione di quello che siamo oggi noi, di quello che oggi è la nostra società, di quello che oggi noi viviamo, e in questo modo anche il momento per il ruolo che noi abbiamo come politici, io sono convinto che sicuramente di questi momenti ci servono a noi, ecco perché servono questi momenti. Per non dimenticare, ma più che altro per ritrovare noi stessi quello che può essere anche quella parte di animo buona, quella parte di animo che ci può aprire alla solidarietà, quella parte di animo che ci può aprire all'amore, quella parte di animo che ci può aprire all'amore del prossimo. Shoah, quando si parla dello Shoah, si parla dello sterminio nazista. Proprio lo sterminio nazista. Quindi ecco, il 27 gennaio è una data nel 2005, le Nazioni Unite, è ormai una data, caro Leonardo, non è una cosa che riguarda Grotte, ma riguarda tutti i paesi membri delle Nazioni Unite, hanno nel 2005 addirittura riconosciuto il 27 gennaio del 1945 la data del ricordo di quello che è stato il momento di tutto il periodo nazifascista che ha vissuto l'epoca, diciamo, del nazismo, e quindi di tutta la vicenda del massacro ebreo. Quindi noi come comunità grottese
In questi giorni ho sentito parlare alla televisione a Venezia un'intervista di uno di questi deportati, ebbe a dire a un certo punto che la comunità ebraica in Italia era molto presente e soprattutto in Sicilia. Io faccio anche una riflessione che sto facendo, ho fatto qualche giorno fa, ma che indirettamente ho fatto anche nel passato, ma così in maniera molto accademica. Nel fatto che noi come Grottesi abbiamo un'attività preponderante che è quella commerciale, e l'attività commerciale spesso si fa risalire a delle caratteristiche che sono quelle degli ebrei, che hanno diciamo questa forte propensione al commercio. E allora, mentre questo io l'ho detto spesso così in maniera casuale, devo dire onestamente che questa intervista che ho sentito giorni addietro mi ha fatto riflettere. Cioè, io non sono uno storico, non sono uno che è amante, diciamo, sotto questo aspetto, ahimè, di conoscere diciamo, la storia anche più a fondo della nostra diciamo, presenza anche nel territorio. Se non limitatamente a quelli che sono i dati che ci riportano il professore Valenti e altri scritti che abbiamo di cui siamo a conoscenza, però io sono convinto che Grotte possa essere stata anche all'origine, diciamo negli anni passati, anche sicuramente visitata diciamo, con una forte presenza di comunità ebraica. E aggiungo ancora di più, sono convinto che, ecco, ed entro anche in un altro argomento, proprio perché in questi giorni ho avuto modo di parlare con uno studioso della Pasqua, la Via Santa, le vie sante generalmente non è un caso. Il circuito della via, ero presente con qui presente Carmelo Laimo, quando mi ha fatto riflettere, e questo ecco, lo riconduco anche alla nostra esperienza. Non è un caso se anche a Grotte la famosa via santa, praticamente che si percorre durante la festività pasquale, non è un caso che questa è una via che è una processione che risale nelle date del tempo che furono. Per dire che cosa? Che praticamente questa via santa non faceva altro che racchiudere sostanzialmente tutto quello che probabilmente rappresentava nel passato il paese, e tutto ciò che era fuori il paese non esisteva. E il percorso della Via Santa oggi probabilmente, ecco perché sembra inopportuno, perché non è contestualizzato, perché probabilmente è così, buona parte del percorso della Pasqua è concentrato su zone del nostro territorio che probabilmente oggi risultano essere deserte. Ma dal punto di vista cristiano, in origine l'idea di fare la Via Santa era l'idea di dare la sensazione che il Cristo, nel momento in cui faceva il percorso, faceva un percorso che comprendeva tutte le popolazioni che stavano, tutta la popolazione che stava dentro. E quindi la Via Santa ha, infatti, se noi guardiamo, la Via Santa ha una forma circolare. Cioè il percorso che fa la Via Santa è un percorso circolare, è ellittico, non è preciso, però sostanzialmente racchiude un perimetro che sostanzialmente perfettamente quasi ripercorre il centro storico del paese. E di fatto sono convinto, perché ritorno al discorso degli ebrei, perché sostanzialmente si includono anche quella parte di territorio dove erano presente anche la popolazione ebrea, che probabilmente anche a Grotte c'era. Questo sicuramente mi sono, come dire, inserito in un ragionamento che probabilmente è più grande di me, e probabilmente non vorrei dire delle idiozie, ma sicuramente io mi accerterò in questo e approfondirò questo che di fatto ad oggi è un fatto di conoscenza. Ma sicuramente approfondirò questa cosa. Perché? Perché voglio ricondurre anche il ragionamento della celebrazione del momento. Allora la proposta da fare è che intanto questa sera noi non possiamo far passare inosservato questo momento, dobbiamo, Presidente, inviare una nota di solidarietà al ricordo al rabbino capo della comunità ebraica di Roma, e perché no? Siccome il 27 gennaio
Sì, è un momento di ricordo, però è anche vero che l'anno è fatto di 365 giorni e noi, sindaco, certamente potremmo avere occasione di invitare un rappresentante della comunità ebraica a Grotte e insieme a lui in quel momento, ecco, potrebbe essere sicuramente anche un momento importante per parlare e affrontare anche di questo argomento e dimostrare noi, nella nostra comunità di grottesi, di gente, di una comunità aperta, di una comunità che sostanzialmente ha tutte le problematiche